Ila? Eh? Perché non ti alzi dal letto ancora? Pronta? Sì. Ferma così, 3, 2, apri la bocca, 3, 2, 1. Ma stai facendo uno slime? No. Ma è caduto? Oggi è una mattinata bellissima, fantastica. C'è un po' di sole, c'è un po' di sole finalmente. E questa mattina, ragazzi, andremo insieme a portare Ilari a scuola. Quindi vedremo tutto quello che facciamo quando la mattina Ilari va a scuola. Quindi, a proposito, Ilari, perché non è vicino a me? Ilari, ma eravamo d'accordo che dovevamo iniziare il video insieme? Ila? Perché non ti alzi dal letto ancora? Sono stanca. Sei stanca? Sto male. Stai male? Sì. Come stai male? Questa è una delle tue solite scuse per non andare a scuola? No, è la verità. Mi senti la voce? Fa sentire? Ma a me non mi sembra niente di che, normale. Allora, sento questo qua. Ehi! Hey! Cosa hai che stai male per non andare a scuola? È una scusa? Sei sicura? Sicura. Fammi vedere. Apri la bocca. Madonna, che puzza di fiato. Se non devi andare a scuola, intanto, aia, misuriamo la febbre. No. Eh sì. E a questo punto, visto che è anche... Lo vado a prendere io. Vai a prendere il termometro. Tu rimani qua. Ma perché io rimango qua? Rimani qua. Ma no, ma voglio venire con te, scusa. Rimani qua. Ma no, ma perché? Perché tu fai... Rimani qua. Pazza Ilari questa mattina. Però di solito lei dice che sta male per non andare a scuola, ma non è, sono un po' scuse. Però veramente ha la voce rauca così, parla un po' così, ha la raffreddore. Quindi ora misuriamo la febbre veramente, perché se ha la febbre, veramente. Allora, pronto questo termometro? Molto bene, vai. Che c'è? Sedito. È ghiaccio? È freddissimo? Sì, vai, prova. È salito. Quando si misura. È salito. Quando si misura la febbre, come bisogna stare fermi? Ti ricordi? Quando si misura la febbre, bisogna stare fermi. Quindi anche il solletico non lo puoi soffrire, perché stiamo misurando la febbre. Allora, vediamo quanto ha Ilari. Allora, se hai sotto i 37, vai a scuola. Se hai sopra i 37, rimani a casa. Che ne dici? Vediamo un po'. Ok, togli. Vediamo quanto ha Ilari. Pronta? Quasi 38 di febbre. Quasi 38 di febbre, quindi devi andare a scuola. Ma... No, rimarrai a casa, effettivamente. Ma dovrei mettere, lo sai cosa? Lo? Lo? Ci? Ci? Ro? Ci! Ci, la ci. La simorca. No. La sciro. Cosa bisogna mettere quando si ha la febbre o si ha la tosse, la gola? Non ho sentito. Devono cosa? Mettere. Ovviamente amici, scrivete. Hanno detto le fragole. No, nessuno ha detto le fragole. Lo sciroppo. No. Vieni subito qua. Vieni a mettere lo sciroppo. No, vieni qui. Ilari. Ilari, devi mettere lo sciroppo. Vieni qua. Ilari, vieni qui. Qui è stretto. Scommetti che ci arrivo anche lì? Prova. Beh, devi mettere lo sciroppo. Non ci arriverò mai. Scommetti, eccomi. È inutile che scappi, eh. È inutile che scappi. Devi mettere lo sciroppo. Tanto non mi prendi. Ah sì? E io ti prendo, faccio da salame. Se non metti lo sciroppo, devi andare a scuola. Mettiamo lo sciroppetto? Vabbè. Dai, con i nostri amici, tu. I nostri amici ti aiuteranno a mettere lo sciroppo. Dai. Lo vedi che hai la tosse? Che ora che hai incartato? Eh? Non è così. Sei capace a fare tu? Ragazzi, questo è... disegno che ho fatto io. Ma cosa, un piede? Il tuo...
che puzza! Ma puzza anche il disegno! Ma ti puzza il piede anche dal disegno! Come della verità! Senti! Senti! Dai, dai! Mamma mia! Che puzza di pecorino atomica! Che schifo! Allora, è arrivato il momento dello sciroppo! E se Ilari è brava, ha una sorpresa. Un slime? Non lo so, una sorpresa. Lo so, lo slime. Che ne sai? Hai visto la bustina? Va bene. Se Ilari metterà lo sciroppo, abbiamo comprato questa bustina. E vediamo cosa succede nell'acqua. Ma solo se mangerà tutto lo sciroppo. Forza, Ilari, è arrivato il momento dello sciroppo. Devi mettere davanti alla tua camera. Devi mettere davanti alla tua camera. Sì, sì, tutti quanti guarderanno il tuo sciroppo. Devi mettere davanti alla camera. Sì, sì. E questa faccia. Dai, forza, è lo sciroppo, Ilari. Ma che, quello era vuoto. Ferma. Mi fa l'acqua, fa schifo. Eccola qui, l'acqua, già sta qui. Allora, ferma, Ila. Non lo fa cadere. Se tu stai ferma non cade. Basta. Ok, veloce. No. Vabbè, non fa niente. Ferma così, 3, 2, apri la bocca, 3, 2, 1. E vai. Com'era? Com'è? Tieni, riprendi l'acqua, Com'è? Che è questa faccia? Sbrigati! Eccolo! Bicchiere di Minnie. Adesso, per cena, mangerai lo sciroppo. Sì. Ok. Allora, visto che Ilari è stata brava a prendere lo sciroppo, ha vinto un piccolo premio. E sarebbe... Quale premio ha vinto Ilari? Lo slime! Ok, lo slime, e quindi... Ma uno slime un po' particolare questo. Cosa serve? Una ciotola, 3 bicchieri con l'acqua, un cucchiaio, glitter e... Non lo so. Come? Non lo so nemmeno io. Proviamo a vedere cosa dice. Una cosa. Cosa? Un bicchiere d'acqua. Allora, metti... Versa un bicchiere d'acqua. Allora, versiamo un bicchiere d'acqua. Non lo so se ha detto tutto. Boh, vabbè. Mettiamo un bicchiere d'acqua nella ciotola. Credo tutto. Ok. Poi? Metti l'impasto. Ok. Hai aperto? Oh, che bello! Ma che bella rosa! Ma io non so cosa esce fuori, veramente. E poi? Mescola. Cosa? Mescola? Prova. Che schifo, pare mucciolo. Cos'è? Metà acqua. Non hanno detto tutto, vedi quanto è poca. Cosa? L'acqua, guarda, papà. Che vuol dire? Ah, forse abbiamo messo troppa acqua. Eh? Sì. Vabbè, comunque apri glitter per un'altra idea. Spero che non stai facendo quello che penso. Metti glitter. Che cosa? Metti glitter. Aperti. Vedi che trascetti, Mamma mia, che schifezza sta uscendo fuori. Ok. Ragazzi. Mamma mia, ma sembra calci, sembra quello per fare il muratore. No, guarda che colore sta venendo. Uno schifo sta venendo. Per me è bello. A me sembra un po' tipo mocciolo vomito. Vabbè, però purtroppo si migliorerà, sicuro. Cosa vuoi fare ora? Io spero. No, Ilari. No, amore, aspetta. Prima di andare, come ti dico sempre, vado a prenderla a casa quella cosa. Ehi, eccomi amore. Ecco l'asciugamano. Che ti ho preso? Mamma, ma con quello fa troppo caldo, per favore. Ok, sei pronta? Vai, brassoli. Togli di sta fassa brutta. Sistema di sto trucco. Io devo andare a fare qualcosa, però tu non devi
bagnati di capelli, ok? Ok, papà, però non devi essere bestia. Ilari, ma stai mettendo quello lì dentro? Pensa che me ne ero andato, ma stai mettendo... Che schifo! Ma che cosa sta facendo? I fanghi, Ilari? Ma che cos'è? Ma che schifezza è? Ma dove la sta mettendo questo pupazzetto? No, ma che cazzo sta facendo? La ceretta? Ble. Oddio, è tutta piena di glitter in faccia! Amore, basta, il magnetto, dobbiamo andare via! No, mamma mia, Ilari! Ilari, stai facendo un disastro! Stai facendo un disastro, Ilari! Aspetta! Oh, Ila, cade tutto per terra! Ilari, guarda che era meglio che andavi a scuola, te lo dico, eh! Ila, piazza. Ila! Ilari, ferma lì! Ferma, che sta cadendo tutto quanto sul tavolo! Ma lascia questa zozzona qua sopra! Vabbè. È lavata quella bambolina? Sì. Ok. Aspetta. No, mi fanno qualcosa. Il foro vero. Il foro? Per una bamboletta. Che la fa volare? Che la fa volare? Ma è minuscolo, se accende il foro a questa, sai come fa questa così? Mentre Ilari di là che sta giocando la bambolina, non sa cosa gli aspetta purtroppo. Cioè, niente di che, però insomma è una cosa che lei proprio non è che ama tantissimo. Fare l'aerosol, dato che è molto raffreddata e dovrà fare l'aerosol quindi adesso io la chiamerò e lei, vediamo, guardate ragazzi, vediamo se ha voglia di farlo o meno. Ilari, vieni qua, devo dire una cosa. Ilari, ti devo dire una cosa. Ti ricordi che oggi non sei andata a scuola? Sì. Lo sai perché il motivo? Che motivo? Perché non sei andata a scuola? Perché sto male. Bravissima. Dato che sei molto raffreddata, devi fare una cosa che tu ami molto. Lo vedi che hai la tosse anche? Vedi che hai la tosse? Devi fare una cosina che a te non... Ehi, vieni qua. Non scappare. Non so quale, l'aerosol. Brava. Lo vuoi preparare tu? Sì. Ok, faccio vedere ai nostri amici come prepari l'aerosol. Guardate quanto è bella. È molto bella. Ok. Allora, sei pronta? Sì. Per preparare l'aerosol cosa serve? Questa macchinetta, ok? Poi mi dici tu l'istruzione. Le? L'istruzione, come si fa? Ah, certo, è molto facile. Perché poi ragazzi, mettendo quelle gocce qui dentro, questa macchinetta fa evaporare quel liquido che serve per aiutare a far passare la tosse, il raffreddore. Ma stai facendo lo slime? No! Ci mettiamo un po' di glitter dentro? No! Così vanno tutti dentro al naso? No! Tieni il schiavetto. Chi sono io? Tieni il schiavetto. Ok, chiudi il tappo. Poi, questo qua va sotto. Ho capito dove va. No! No! Ma è caduto? No! Che è successo? Vabbè, non fa niente, poi ti è caduta... Ma perché l'hai girato? Va bene, prendiamo un'altra soluzione, non fa niente, l'abbiamo svuotata. Ilari, come al solito, se non combina qualche guaio, adesso ha buttato tutta la soluzione fisiologica, ora la rimettiamo di nuovo. Allora, ragazzi, è molto difficile. 3, 2, 1... Esce il fumo? Fa vedere? Ok. Perfetto, bravissima Ilari, facciamo un applauso a Ilari. Ti puzza la fiatella? Ti puzza la fiatella? Sicuramente sì. Finalmente Ilari è bloccata con l'aerosol, quindi io posso andare assolutamente ora a prendere tutti i tuoi giochi, a buttarli tutti quanti, perché qui dentro questa casa non ci si muove più. No! Vado a buttare tutti i tuoi giochi, Ilari. Sì. Ciao bella, ciao. No, scherzo. Era uno scherzetto, Ila, era uno scherzetto. Allora, ti accendo i cartoni così non ti annoi. Ci vediamo un bel video su YouTube con di Stefano e di Ilari. A proposito, amici, ma non l'abbiamo mai detto oggi. Credo che... Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, bellina, lasciate un like. Proprio così, iscrivetevi al canale ragazzi, in tantissimi, iscrivetevi. Vi siete iscritti? Perché poi ogni tanto mandiamo dei video saluti anche su Instagram, se ci seguite, se anche su Instagram, vedete? Noi salutiamo sempre chi ci scrive i messaggi, quindi ragazzi seguiteci.
mentre lei fa l'aerosol. Scriveteci nei commenti in tantissimi, così lei poi io gli leggerò i vostri messaggi e lei sarà felicissima. Però ciò non toglie che potrei fargli uno scherzetto adesso, dato che lei me li fa sempre a me, e credo proprio che mi nasconderò tutto a letto, tanto lei sta bloccata così non mi può vedere. Quindi adesso io metto la telecamera e guardate. Allora, Ilari ha finito di fare l'aerosol e... ma come sei diventata? Ma che è successo? Ma che effetto ti ha fatto l'aerosol? Sei diventata... chi sei? Aia, aia! Aia, mi fa male! Allora, papà, facciamo una cosa. Con il fosso, così tu alzi la capa. Ah, ok, vai. No! Bing. No, con il fosso così tu alzi questa gamba. Ok. Con il fosso così alzi questa gamba, okay. Ma no qua, ok? Ok. Là. Vai. Sul vuoto di okay. Lasciarla. Ok. Meow. 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 Tieni, cerca il tuo calcione. Allora ragazzi, speriamo che anche oggi, nonostante le difficoltà nel girare un vlog, che Ilari stando a casa stava poco bene, speriamo però che anche oggi vi abbiamo tenuto compagnia. Quindi amici, iscrivetevi al canale. Veramente che polla, ti sta andando sola. Amici, iscrivetevi al canale immediatamente.